giornalisti che, volente o nolente, non possono andare contro quegli interessi di chi li paga. E poi invece il caso Berlusconi, che è stato forse il caso più eclatante. Io volevo leggere un passaggio di questo saggio che ho scritto nel 2004, Assalto alla Stampa, che si apre con un capitolo imperi editoriali, proprio per far capire che sono dei veri e propri imperi editoriali. E c'è un passaggio sul gruppo Berlusconi che dice così: l'evento è comunque straordinario. Con il controllo di Berlusconi sulla Mondadori nasce un moloch multimediale. Findest possiede per proprio conto i tre network televisivi commerciali, un quotidiano a diffusione nazionale, il giornale, il più diffuso settimanale, Sorrisi e Canzoni TV, e la concessionaria Pubblitalia. Il gruppo Mondadori possiede l'omonima casa editrice Libraria, possiede o controlla i tre principali settimanali di informazione, l'Espresso, scusate, Panorama, Epoca, l'allora più diffuso quotidiano nazionale, La Repubblica, 13 testate locali e quant'altro. Insomma, una cosa impressionante. Si parla di gruppi editoriali che hanno una potenza enorme. Questi dati del 2004, il gruppo Mediaset conta 4.367 dipendenti, dei quali 3.083 impiegati, 960 tra quadri e dirigenti e solo 324 giornalisti, fatturato di 3.261 milioni di euro nel 2004. E poi è successo che questo Berlusconi, l'editore più importante d'Italia, più potente, tre televisioni, giornali, il settimanale più venduto, eccetera, ha deciso di mettersi in politica, quindi la commistione sulla commistione, il grave problema del conflitto di interessi che colpisce l'Italia. Si capisce che avendo un editore che fa il Presidente del Consiglio e che è editore, la libertà di stampa automaticamente è limitata. E poi, se mi consente Gianni, l'ultimo passaggio sulla censura legale. Cos'è la censura legale? È una censura che anche questa è indotta dal passare del tempo. Giornalisti che hanno paura di scrivere articoli contro personaggi importanti perché hanno paura di essere poi a loro volta denunciati e querelati per milioni e milioni di euro. Si parlava prima del caso di Travaglio e di Schifani, c'è stato questo battibecco, poi ognuno può rimanere sulle proprie posizioni, chi pro, chi contro Travaglio o contro Schifani, al termine del quale questo Schifani ha fatto una querela per tipo 10-12 milioni di euro a Travaglio. E a questo punto, cioè se questa è la lettera, si è arrivati a un punto di censura legale, cioè il giornalista comincia ad aver paura ad attaccare il politico, il potere economico, l'imprenditore di turno, perché rischia che questo potente di turno gli faccia una querela, cioè la paura di subire una querela miliardaria, multimiliardaria, che manderebbe il giornalista al tappeto. Ci sono colleghi importanti come Paolo Barnard, uno dei fondatori di Report, una trasmissione della RAI, inchiesta importantissima, che ha fatto un'inchiesta mandata per due volte in onda alla RAI in prima serata sul comparaggio, quindi sulle grandi industrie dei farmaci. A un certo punto si è ritrovata una maxi querela di non so quanti milioni di euro con queste industrie dei farmaci ed è stato costretto a smettere, cioè è stato costretto a non fare più il giornalista, e adesso dovrà aspettare 10 anni, 15 anni, perché in Italia le cause viaggiano a ritmi lentissimi, che si risolva questa causa. E questo collega bravissimo, forse uno dei più bravi in Italia, autore di libri, eccetera, adesso vive con l'angoscia che l'aver fatto il suo lavoro, l'aver fatto un'inchiesta sul potere delle industrie farmaceutiche, gli possa addirittura costare una causa, perdere una causa e rimanere addirittura senza la propria casa. Questo fa capire, insomma, che bisognerebbe che qualcuno intervenga, sia per svegliare un po' i giornalisti dalla loro pigrizia, sia per far sì che gli editori, da Berlusconi, ma anche tanti altri, non abbiano poi tutto questo potere nel settore economico e politico, cosa che invece non avviene, e che bisognerebbe anche dare una mano a questi giornalisti ed evitare che vi siano queste censure legali, queste cause multimiliardarie che addirittura bloccano la libertà di stampa. Grazie.